periodo cristiano, soprattutto soffermandomi appunto sul periodo paleocristiano. Per quanto invece riguarda la cripta Balbi, il museo fa parte è una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano e diciamo che visiteremo sia gli scavi, quindi nelle esedra della cripta, sia il museo che appunto sorge oggi in via delle Botteghe Oscure. E il museo è importante perché sono conservati dei reperti del periodo alto medievale, sia rinvenuti all'interno degli scavi della cripta Balbi che in molti siti diciamo, di Roma, quindi provenienti anche da più siti della città. E anche questo sarà un percorso che illustrerà soprattutto il percorso che ebbe appunto la zona del Campo Marzio, che era una zona destinata alle esercitazioni militari e che si trovava al di fuori della cinta urbana. E nulla, insomma, scusate, mi sono stringata, però vengo da una giornata pesantissima di lavoro, quindi perdonatevi. No, ma va bene. Allora, adesso passo il microfono alla dottoressa Balbi e poi per concludere vi illustrerò velocemente i due artisti per poi appunto fare un piccolo aperitivo che è stato appunto gentilmente offerto dallo studio commerciale di commercialista di Umberto Mancini. Allora, io mi chiamo Anna Maria Balbi e mi occuperò in questo momento di illustrarvi quello che avete già trovato sul programma. Ci saranno quattro conferenze a ingresso gratuito che prevedono un percorso sulla relazione. Un percorso perché sono conferenze esperienziali, io non sono brava a fare le teorie, ma sono brava a fare la pratica. E quindi la signora dice sì, io so delle panze qua, che sono state delle esperienze professionali stupende. Ho fatto un gruppo con loro tanti anni fa, grazie alla presidente del centro anziani, la signora Pace, che mi ha offerto la possibilità di accedere a questo parco di giovani di una volta, bellissime, che sono state veramente un'esperienza magica. E quindi riproporrò un lavoro esperienziale anche sul rilassamento. Loro con me hanno fatto un gruppo di rilassamento, c'è qualcun altro che ha fatto qualche altro tipo di gruppo con me. E perché la prima relazione nasce con me, e se io non mi ascolto non ci sono, quindi non mi posso portare da nessuna parte. Il lavoro di relazione per me è importantissimo nel discorso più ampio del lavoro sulla prevenzione, ovvero sulla qualità di resistenza. Io per vicissitudini lavorative mi occupo di clinica. Quando ho scelto di fare questo percorso, questi studi, volevo fare prevenzione. La voglia non mi è passata, quindi parallelamente cerco di continuare a farlo. Il primo incontro, che tra l'altro si terrà sempre in zona perché vogliamo riproporre la nostra attività soprattutto in zona in questo momento, quindi si terrà nella scuola, nel plesso scolastico che sta dentro Villa Lazzaroni, subito dopo il centro anziani. Praticamente come entrando dall'Appia, la stradina a fianco a quella, all'ingresso del parco, quella che porta alla circoscrizione, ha un plesso scolastico e lì per quattro incontri, le date le leggerete sul programma che è lì dal nostro aiuto, che non mi ricordo come si chiama, Caterina che c'ha tutto il programma. Il secondo incontro, io ho dato dei titoli, ma io mi penso e quanto mi penso. Ritorniamo alla relazione, dopo che mi sono accorta che ci sto, quanto sto con me. Questo è il secondo punto, la seconda data.
La terza tappa è con l'altro, l'altro inteso come chiunque altro. L'altro può essere il compagno, può essere l'amica, può essere il vicino di casa, può essere la relazione occasionale con il venditore di fiori all'angolo. Poi l'ultimo incontro di questa serie, perché io spero che se c'è piacere a partecipare a queste cose, io spero di poter proseguire e vorrei anzi che le persone che mi seguono nella prima tratta mi dessero degli spunti per continuare a interessarmi e a fare qualcosa di significativo. Questi sono solo degli spunti miei, ma io poi richiederò a chi parteciperà dei feedback e anche degli spunti per poter proseguire su questo tipo di strada, di percorso. E l'ultimo appunto che troverete qua è invece un gioco di consapevolezza sulla relazione con i figli o con i genitori, perché dipende. Io ho un'attenzione particolare alla famiglia, perché penso che il nucleo principale dove poi noi possiamo, volendo, sperimentare tutti i giochi che metteremo in atto dopo è proprio quello della famiglia. Quindi più sano è il gioco familiare, più sana è la relazione che io manterrò fuori. E il fuori sarà migliore se ci sono degli spunti culturali, ma se ci sono anche le persone, perché se no è una tristezza bassa, vero? Io sono una verità chiaramente. Allora, questi sono i quattro incontri che andremo a fare, queste sono le premesse. Sul foglietto troverete anche un piccolo cappellino su perché questo percorso e che cosa voleva significare, non ve lo leggo perché è noioso. Invece volevo partire da questo e quindi ritornare alla signora Pace e ritornare alle persone che mi hanno dato questa possibilità di questa grossa esperienza l'altra volta, ma veramente lo dico, loro lo sanno, non è un modo di dire, perché memore di quanto avevo imparato dal lavoro con loro, il nostro progetto sul teatro si rifà proprio all'incontro tra le generazioni. Quindi qui in sala c'è il professor Profumi che sarà parte portante di questo lavoro perché si occupa di teatro, io non lo vedo più, però c'è il professor Profumi si faccia vedere, venga, un artista, un caro saluto, venga, vieni, un caro saluto io voglio presentarvi il consigliere comunale Alfredo Ferrari, un saluto calorosissimo anche a lui, perché abbiamo appena appunto ricevuto comunicazione alla consigliera stabile dell'approvazione in giunta di questo progetto Educazione Teatrale che sta appunto l'associazione sta raccontando, e devo dire che noi ringraziamo il consigliere Alfredo Ferrari perché in realtà grazie a un emendamento in Campidoglio che purtroppo in questi anni ha diminuito di gran lunga le risorse della cultura nella nostra città, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto che noi faremo con i centri anziani del territorio, e qui c'è la presidente Silvana Pace, e quindi Alfredo, se vuoi dire prima che Anna Maria parli del progetto in sé due parole ai nostri amici, io lo lascio molto volentieri, buonasera a tutti, non mi scuso, ma sono giorni terribili in cui corriamo da tutte le parti, quindi volentieri siamo venuti qui volentieri siamo venuti qui perché questa realtà, insomma, ne ha parlato tantissimo sia Stefania Stabile che Stefania Spirito che Stabile. Noi facciamo quello che possiamo, insomma, io, per me sarebbe facile dire, io sono vicepresidente della Commissione Bilancio, sono del partito del PD, lo dico, quindi per me sarebbe facile dire che questa città in questi ultimi due anni è stata un po' abbandonata sotto il profilo della cultura, che sapete meglio di me, potete insegnarlo voi a me quanto è importante nel tessuto della città, specialmente in queste cinture, io definisco ancora semiperiferiche, quindi il valore del lavoro che voi fate è fondamentalmente importante.